Presidente, so che la provincia di Treviso ha una nuova mascotte, Yupa, giusto? Esatto, il simbolo della trasformazione, il simbolo della positività, vuole rappresentare un approccio nuovo del cittadino verso la pubblica amministrazione. Vogliamo aprire la comunicazione in modo di interagire direttamente con il cittadino per dare maggiori servizi. Si allaccia moltissimo al discorso della rivoluzione 2.0 delle province, su cui ci si dibatte moltissimo negli ultimi tempi. Certo, il progetto IUPA vuole aprire, come dicevo, le porte ai cittadini per ascoltare i suggerimenti, per capire le istanze del territorio, perché vogliamo calarci nel territorio. Ovvio che questo progetto potrebbe aprire anche ai scenari di critiche nei confronti dell'operatività della provincia. Questo non significa voler togliere l'aspetto anche critico, perché la critica, se costruttiva, può essere un messaggio importante per noi amministratori per capire, per agire e per collaborare assieme ai cittadini stessi per creare e dare maggiori servizi al territorio e al cittadino. Ritengo IUPA un'idea originale e simpatica, capace di far crescere il territorio. Sì, io mi metto da parte del cittadino. Con questo progetto IUPA sicuramente aumentiamo la collaborazione e il rapporto diretto col cittadino, che non significa andare direttamente nelle piazze come faccio quotidianamente, ma significa interagire anche con i nuovi sistemi informatici che abbiamo. Tutto questo per costruire maggiori servizi, maggiore collaborazione e soprattutto maggiore fiducia da parte del cittadino nella pubblica amministrazione. La pubblica amministrazione è del cittadino, il cittadino deve acquisire e deve lavorare in maniera sinergica con la pubblica amministrazione. Dunque la sezione Cittadino Reporter immagino miri proprio a questo. Sicuramente sì, avere tantissimi cittadini, i nostri stakeholder, coloro che hanno l'interesse nel territorio, che interagiscono e collaborano con noi. E noi ascoltiamo il cittadino, le loro istanze e direttamente interveniamo per dare risposta a quelle istanze. Una grande collaborazione che parte da un aspetto fiduciario importantissimo per le nostre scelte politiche e amministrative. Dunque, riassumendo, Presidente, IUPA in poche parole. Sicuramente è uno strumento di coordinamento trasversale nel quale l'interazione fra cittadino e pubblica amministrazione toglie aspetti burocratici, elimina tempi morti e dà la possibilità, se utilizzato bene, ed è questo il mio augurio, da parte di tutti i cittadini, di interagire in maniera immediata e dare risposte per noi in maniera sempre più veloce. Dunque IUPA può essere ritenuto uno strumento per i giovani? Assolutamente sì, i giovani per antonomasia utilizzano i sistemi innovativi informativi in maniera molto più veloce e immediata. Dai giovani mi aspetto tantissimo, i giovani che sono il futuro di questa nostra civiltà, di questo nostro territorio, mi auguro che i suggerimenti, mi auguro che le proposte, mi auguro anche le critiche, se devono criticare lo facciano in maniera anche pura, immediata. Io ascolterò tutti e darò delle risposte a tutti voi. E per questo deve ritenersi democratica? Assolutamente sì, un sistema aperto nel diritto della democrazia. Dunque non ci resta che dire nice to meet you, pa. Grazie mille, Presidente. Grazie a voi.